Tu hai già dimenticato. Non mi fido di lui. Cos'è successo? Stavo per... Non ricordo. Tu, vieni qui, non temere. Dove mi trovo? A Jotunheim, nel mondo dei giganti. Loki diceva di voler giocare un tiro a voi umani. Vorrei dirgli due parole. Oh, ardito, non sprecare fiato. Loki sta sempre tramando qualcosa. Probabilmente ha ideato questo piano solo per distrarmi. E ci sono cascato, infatti. Deve essere un sogno. Magari lo fosse. Così non dovrei rimediare ai disastri di Loki. Vieni. Un momento. Loki, Jotunheim. E tu chi saresti? Thor lo stermina giganti. Ma cosa intendi dire col saresti? Io sono Thor. Ti crederò sulla parola. Mi sento come se mi avessero bucato la testa. Ah, non ti preoccupare. Poi ripristineremo la tua memoria per scoprire da dove sei arrivato. Ma prima mi serve il tuo aiuto. E che cosa potrebbe mai volere il dio del tuono da me? Voglio che trovi i miei guanti e la mia cintura. Mi servono per usare il martello. E senza martello non durerei a lungo in un villaggio pieno di giganti. Per questo devi occupartene tu. Recupera le mie cose e ti porterò alla fonte di Mimir. Facile. Per te? Non ti accadrà nulla. Parola di Dio. Ma per sicurezza ti aspetterò qui. Sai com'è. Thank you.
giganti. Ho guardato in soffitta. Sembrano più pacifici che nelle saghe. Deve essere la cintura di Thor. Questo barile è invitante e perfetto per nascondere qualcosa. Subito a Thor. Che problemi hai con quei giganti? A me sembrano essere pacifici. Mi sminuiscono. Molto bene. Andiamo. Stiamo andando a Midgard.
fonte di Mimir. Devo accertarmi che tu appartenga davvero a Midgard. Mimir ce lo dirà. Il suo nome mi è familiare. A quanto ricordo, mio padre Odino ha sempre bramato saggezza e conoscenza, ma poi si è fissato sul voler conoscere il suo futuro, e in particolare su quale sarebbe stata la sua fine. Così alla fine ha bevuto l'acqua magica della fonte, ma per farlo ha dovuto sacrificare un occhio a Mimir, il guardiano. Capisco. C'è sempre un prezzo da pagare. Esatto. Perciò preparati. Quando uscirai non sarai più la stessa persona di prima. Sai già cosa vuoi sacrificare. Ci devo riflettere con calma. Ci siamo. Vai pure. Tu non vieni con me? Hai bisogno che ti tenga la manina. Vai, ti aspetterò qui. Ah, sii rispettoso. Mimir non apprezza granché i mortali. Non come me. Cosa ti è successo? Ho sacrificato l'unica cosa che avevo, il mio Amr, il mio corpo umano. Mimir non ti ha concesso il sapere che volevi? Volevo battere i miei nemici, vedere le loro facce nel momento in cui i loro piani sarebbero falliti, ma sono bloccato qui, non tornerò mai a Midgard. Che senso ha battere i nemici in astuzia, se non lo sapranno mai? No, capisco. Attento, impara dal mio errore. Non sacrificare nulla di cui ti pentirai. Perché? Entra, Thorstein di Midgard. So cosa stai cercando. Dimmi cosa sacrificherai e il tuo desiderio sarà esaudito. Giacché ignoro il mio passato e non possiedo nulla, posso solo sacrificare il mio futuro. Raggiungere la grande sala di Odino alla mia morte sarebbe un onore. Saggio Mimir, sacrifico la possibilità di entrare nel Valhalla. Thorstein di Midgard, hai scelto di sacrificare la speranza di combattere a fianco di Odino nel Ragnarok. Così sia. Ora puoi bere la mia acqua e ricordare il passato. A portarti qui è stato il tradimento di qualcuno. Sono morto. Bjorn. È stato Bjorn! Ma perché? Hai avuto la risposta che volevi. No, devo sapere. Cos'è successo a Gunhilda? Non puoi più bere. Non hai più nulla da sacrificare.
Aspetta, aspetta! Mimir! Torna qui! Gunilda, ora che finalmente rammento il tuo viso, il futuro a cui ho rinunciato eri tu. Tu sapevi già che sono morto. Era una possibilità, certo. Ma non so molto della morte, io. Per noi dei, la morte è parte del nostro eterno ciclo di rinascita. Almeno fino a Ragnarok, certo. Ma io non ho quel privilegio. E ora che cosa faccio? Posso portarti dalle Norne. Forse sapranno dove devi andare. Sono stanco di essere sbattuto in giro come un cencio. Vi divertite così, voi dei? Solo Loki. Detesto quando mi mette le persone contro. Tu sei finito in mezzo. Mi dispiace. Le tue scuse non mi riporteranno in vita. Bene, le mie fedeli capre Tangrisnir e Tangnjostr ci porteranno ad Asgard, dalle Norne. Questo è il tuo carro? Non puoi vederne l'aspetto reale. Non lasciarti ingannare dalle capre. Sono più forti di 100 giganti. Andiamo? Sì, non tollero più la vista di questo luogo. Thank you.
vedo, ma non sembrano avermi notato. Forse non badano ai comuni mortali. Un umano alla fonte di Urtra. Dovevo vederlo di persona. Sono venuto a chiedere consiglio alle Norne e porre termine al mio girovagare. Ma certo, un'altra vittima del nostro Loki. Capisco la tua frustrazione, ma non possiamo avvicinarci alle Norne né ai fili che tessono. Quei gatti però si avvicinano senza problemi. Creature magnifiche, vero? Li ha portati qui Loki. Hanno imbrogliato i fili a un vero disastro. Ma non fa niente. Il tuo filo ha seguito il suo corso. Nulla può cambiare il tuo destino. Fidati. Ci ho provato. E mia moglie, Gunhilda? Tu sai dove si trova? Che importanza ha? Sei ad Asgard, davanti al padre di tutti, e ti preoccupi soltanto di tua moglie. Voi mortali avete in mente una cosa sola. Perché non ti rivolgi a Freya e ai suoi gattini? Lei saprà accontentarti. Va bene. Come vado via da qui? Ci metterei di più a spiegartelo che a spedirti via io stesso. Buona fortuna. Se sono i gatti di Freya, mi condurranno da lei. Io seguo loro, oppure loro seguono me? Freya deve sapere che i gatti sono migliori delle persone. Non avrei mai pensato di finire nell'aldilà a guidare dei gatti. Mi sorprende che siano svegli. Sono coperto di peli di gatto. I miei gatti, venite qui, tesori miei, vi ho cercati ovunque. Dea Freya, ti ho riportato... Grazie. Mi sorprende che ti abbiano seguito. Tu chi sei? Thorstein di Midgard. Odino mi ha mandato da te. Sono morto e non ho un posto dove andare. Capisco. Sa che accolgo sempre i randagi. Sai, mio caro, tutti hanno un posto dove stare. Persino tu. Seguimi.
Ho rinunciato alla speranza di entrare nel Valhalla. Non eri destinato a entrare nel Valhalla. Perché? Ho vissuto una vita onorevole. Non meritavo una morte onorevole. Forse, ma non un posto nella grande sala di Odino. Verrai a casa con me, a Folkvang. Mia moglie sarà lì? Hai visto Gunilda? Non lo so, ma se è il suo destino, ti raggiungerà. Affronterei la morte 1000 volte pur di rivederla. Il tuo amore è forte e puro. I vostri destini sono intrecciati. C'è speranza. Ma non posso prometterti ciò che non dipende da me. Se solo Loki non avesse interferito con me. Saresti finito esattamente dove sei ora, con o senza Loki. Come potete tollerare i suoi misfatti? Questo proprio non lo capisco. Non sta a noi giudicarlo. Lui è ciò che è. Loki, come chiunque, è parte del grande schema. Ma so come ti senti. Più volte ho avuto la tentazione di levargli quel sorrisetto dalla faccia. E un giorno l'ho quasi fatto. Ti avrà fatto qualcosa di orribile. La cosa peggiore che potesse farmi. Ha rubato la mia Brisingamen. Uno dei tuoi gatti? No, la mia collana. Oh. È la cosa che mi è più cara. Darei tutto per lei. E l'ho fatto. Per colpa di Loki, quel giorno, 100 uomini si sono immolati a Odino. Ma così era scritto. Inutile ripensarci. Quindi non ho mai avuto scelta. Esatto. Ora l'hai capito. Queste porte ti condurranno a Folkvangr, il mio regno, l'aldilà delle vittime e dei giusti, non meno lussuoso della grande sala di Odino. Grazie.